La diagnosi precoce può contribuire a vincere la battaglia contro il carcinoma mammario, che rappresenta il 29% di tutti i tumori che colpiscono le donne, anche molto giovani. A Paola, una giornata di sensibilizzazione promossa dall'Associazione Artemisia Gentileschi e dal Sindacato di Polizia COISP, voluta dalla dottoressa Daniela Fiorito, segretario provinciale del Sindacato di Polizia con delega per il sociale. Un confronto tra esperti per parlare, tra l'altro, del ruolo della chirurgia oggi, anche quella plastica, le nuove terapie oncologiche e la loro cardiotossicità, senza tralasciare l'aspetto psicologico e nutrizionale. La ricerca, per fortuna, sta dando ottimi risultati in tutti i settori, dalla prevenzione, quindi dalla diagnosi precoce, quindi con mammografi digitali sempre più avanzati, la tomosintesi, la risonanza magnetica dedicata alla mammella, per cui si fa diagnosi sempre di più, le terapie mediche sempre più innovative, dalle nuove terapie ormonali, dall'immunoterapia, gli inibitori del CRB2 e quindi diciamo che le curve di sopravvivenza stanno aumentando a dismisura, la radioterapia con le nuove applicazioni e poi soprattutto anche la chirurgia, che è diventata sempre meno demolitiva, quindi con interventi che anche dal punto di vista estetico rispettano molto l'immagine femminile. Nell'ambito della giornata, a tutte le donne presenti al convegno è stata data la possibilità di essere inserite in uno screening mammografico, un programma che può salvare la vita.